Benvenuti a Teleracconto, benvenuti. Come sempre noi iniziamo la trasmissione citando quelli che sono gli appuntamenti del fine settimana. E allora ad Urbino vi diciamo che in questo fine settimana 5 e 6 ottobre c'è la 15ª edizione del BioSalus Festival. A Montefiore Conca c'è invece solo domenica 6 ottobre la 24ª edizione di Mangiar Sano. A Montecchio di Vallefoglia c'è la 5ª edizione, 5 e 6 ottobre, di Vallefoglia d'autunno. A questo proposito abbiamo un invito per voi da parte del sindaco Palmiro Chielli. Vediamo. Vi aspettiamo all'autunno di Vallefoglia, cioè sabato 5, domenica 6, e alla piazza del municipio che diciamo verranno in una mostra mercato esposti tutti i prodotti tipici locali delle Marche, ma soprattutto di questa vallata, della vallata del Foglia, che caratterizzerà questo evento enogastronomico, perché la città di Vallefoglia è una città certamente industriale, ma anche un paesaggio, un'enogastronomia, e punta anche molto sull'ambiente, sul paesaggio, sulla storia e sul turismo. Quindi ci sarà tanta bella e buona musica con due gruppi musicali, ci sarà la banda e ci saranno anche i ballerini della scuola di danza della città di Vallefoglia. Grazie sindaco, grazie, saremo tutti quanti a Vallefoglia e continuiamo quindi con il nostro elenco di manifestazioni del fine settimana. A Fratte di Sassofeltrio c'è dal 4 al 6 ottobre la sagra dei fagioli con le cotiche. A Sant'Agata Feltria inizia in questa domenica la tradizionale fiera nazionale del tartufo bianco pregiato, che è giunta alla 40ª edizione. È una manifestazione, non so se lo sapete, che si svolge però in tutte le domeniche di ottobre, cioè tutte le domeniche di ottobre che sono sul calendario, che siano 4 o 5, c'è la fiera a Sant'Agata Feltria. Poi a Pergola è tempo della 27ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Pergola, che si svolge invece per tre domeniche, 6, 13 e 20 ottobre. Vi voglio dire anche di tre eventi che sono un po' particolari, a cominciare da Cupra Montana, che non fa parte del territorio d'elezione della nostra trasmissione, ma lì a Cupra Montana si svolge un evento antichissimo, pensate, è alla 87ª edizione, è la famosissima Sagra dell'Uva, che si svolge dal 1928 ed è una manifestazione particolarissima, perché non si parla solo di uva e vino, ma c'è una sfilata di carri allegorici. Alcuni di questi poi, tra l'altro, sono costruiti con i chicchi di uva. È una meraviglia assoluta delle nostre Marche che va vista. Quindi, se volete, potete partecipare a Cupra Montana alla 87ª Sagra dell'Uva dal 3 al 6 di ottobre. Ancora un evento, diciamo, un po' inusuale, si svolge a Monte Porzio. Perché inusuale? Perché è un evento inserito nel 50x50 Capitali della Cultura, sapete, di questo progetto di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Tocca a Monte Porzio e Monte Porzio mette in scena biologicamente solamente il 6 ottobre. Tra l'altro non si tratta esclusivamente di un mercatino, ma anche di una serie di incontri proprio per promuovere il biologico. Poi a Pesaro, invece, c'è la Coppa Faro. È la penultima tappa del campionato italiano di auto storiche. Si svolge il 5 e il 6 sulla panoramica San Bartolo. Il 5, sabato pomeriggio, ci sono le prove. La domenica 6 mattina c'è la vera e propria gara, quindi una gara di auto storiche. Tra l'altro, tra i piloti c'è anche il fanese Edoardo Zenobi, al quale facciamo un grande in bocca al lupo. E a questo punto abbiamo anche da presentare quelli che sono gli ospiti di questa nostra puntata e quindi vi presento Massimo Cardellini, consigliere comunale delegato al turismo del comune di Apecchio. Benvenuto Massimo. Buongiorno a tutti.
tutti, grazie. E Massimo, quest'oggi ce la giochiamo tra pesi massimi, Massimo Rosati, che invece è un commerciante di tartufi, la sua azienda sua e della sua gentile consorte si chiama Voglia di Tartufo. Bene, Massimo. Buongiorno. Cardellini, benvenuto Massimo Rosati, Massimo Cardellini invece a Pecchio. Io conosco bene a Pecchio, contea dei famosi Ubaldini della Carda, il ponte a schiena d'asino, ma tra le eccellenze di Apecchio c'è sicuramente il Bostrengo, voi fate una sagra, una festa dedicata al Bostrengo da tempo immemore, e poi c'è il tartufo, anche perché insomma Apecchio ha dei bei territori boschivi, no? Sì, Apecchio è un paese grande, un piccolo paese ma grande, noi contiamo 103 km quadrati, quindi un territorio molto vasto, ricco di tartufo, ricco. Noi ci definiamo un po' la terra del tartufo, siamo posizionati nelle Alte Marche, quindi la parte nord delle Marche, e siamo in un territorio molto, molto bello, molto qualificato, siamo nell'area dei Tre Monti, quindi Catra, Nerone e Petrano. Questa è un pochino la differenza che abbiamo, ecco, rispetto agli altri. Massimo, c'è anche da dire che voi siete da un po' di anni a questa parte, sicuramente sì, è una città della birra molto importante, anzi avete coniato questo termine di allogastronomia. Sì, noi da qualche anno ci definiamo la città della birra, abbiamo la fortuna di avere due imprenditori grandi che esportano in tutto il mondo, e quindi grazie anche all'acqua del Monte Nerone, perché la base è proprio l'acqua, una buona acqua per fare birra ad alta fermentazione, e ecco, abbiamo questa fortuna e ci ha portato fortuna, perché comunque la birra abbinata al buon cibo ci ha permesso anche di coniare questo termine, che è allogastronomia, che sta a dedicare la birra abbinata al buon cibo, al cibo di qualità, al cibo del territorio. Che poi tra l'altro è una delle bevande ultimamente più preferite dai giovani e ha trovato una grande diffusione anche grazie alla nascita di molti birrifici artigianali, quindi no? Sì, c'è stato un periodo, adesso forse un pochino si è calmata la cosa, però c'è stato un periodo dove questi birrifici nascevano come tartufi. E la Regione Marche conta molti birrifici, noi siamo anche capofila di un progetto regionale, quindi le strade della birra, e Apecchio, ecco, si è fatto un po' portavoce di questo movimento. Bene, Apecchio ha avuto la caratteristica di essere già dall'inizio della sua storia, come mostra appunto il mercato del tartufo bianco, ha avuto la caratteristica di aprire, come si dice, le danze, cioè visto e considerato che la raccolta del tartufo bianco per legge è fatta da ottobre fino a gennaio, poi mi correggerà l'amico Rosati, quindi aprire, diciamo, le serie di manifestazioni dedicate al tartufo toccava ad Apecchio. Sì. Adesso invece si è un po' mosso il calendario, ci sono molti che diciamo aprono la stagione del tartufo insieme a voi. Sì, si è un po' mosso, andrebbe ancora rimosso un pochino, perché andrebbe un attimino un po' meglio coordinato un pochino tra i comuni per non accavallare appunto queste date. Noi abbiamo la fortuna di aprire perché è per il territorio il primo evento dopo la stagione estiva, quindi ci troviamo a curare il primo evento, è molto partecipato, quindi ovviamente da noi dipende molto dal tempo, se il tempo è bello, non piove, solitamente la festa riesce, è una festa molto qualificata, puntiamo sulla qualità, sia del buon cibo, del buon bere, ma anche dell'arredamento del paese, perché abbiamo nel centro storico tante associazioni, tanti privati che per l'occasione aprono la propria osteria, la propria cantina, quindi lì è il momento, è la massima vetrina dell'anno, un po' per l'amministrazione comunale ma anche per coloro che vogliono partecipare alla festa. Certo, perché una delle caratteristiche di Apecchio è appunto questa apertura delle cantine, che sono veri e propri monumenti nazionali, perché le cantine insistono, come si dice, all'interno del centro storico, sì. Quindi sono palazzi quantomeno rinascimentali, se non addirittura medievali, molto belle, spettacolari da vedere, ma anche da poter cenare, pranzare, fare uno stuzzichino, insomma è una delle caratteristiche. In più, un'altra caratteristica di Apecchio è che ha sempre eletto il re tartufo. Sì.
E qui ne abbiamo, tantissimi. Tantissimi. Ecco. Quest'anno saranno i Mattia Bazar, quindi alle 17 della domenica, dalle 17 in poi della domenica aspetteremo Re Tartufo, quindi con un concerto gratuito dei Mattia Bazar. L'anno scorso è stata la grande Orietta Berti che grazie al tempo, grazie all'ospite che era eccezionale, c'è stata tantissima gente. Tantissima gente, ma anche i Mattia Bazar penso che non siano da meno. Tra l'altro so che a intervistarli sarà la nostra direttrice Simona Zonghetti, quindi c'è un po' di Fano TV anche da voi. E Mattia Bazar che non mancheranno anche di fare ascoltare la loro musica, no? Mi pare giusto che sia così. Sì, sì. Ma Re Tartufo che cosa vuol dire, a parte la corona e lo scettro? Vuol dire essere ambasciatori di Apecchio? Ma sì, un pochino uno diventa ambasciatore di Apecchio, ecco, sì. Definito così, l'ambasciatore di Apecchio. Che poi porteranno magari in alcune... È più una cosa molto... è un gioco, è ecco, un mettono gioco, il mantello, mettono la corona. Okay. Senti Massimo, volevo chiederti, la ristorazione di Apecchio, a parte che, dico sempre, da noi è molto difficile trovare un posto dove si mangia male, dappertutto si mangia bene, ma la ristorazione di Apecchio sta vivendo un buon periodo? Allora, la ristorazione di Apecchio sta vivendo un buon periodo tutto l'anno, quindi appunto grazie a queste due eccellenze, birra e tartufo, noi riusciamo a lavorare tutto l'anno. Ecco. L'evento è in sé per sé la parte finale del progetto, quindi è la massima espressione di questo concetto e poi ovviamente che va riportato tutto l'anno, quindi c'è una forte collaborazione tra l'ente e tra anche i cantinieri che con i ristoranti, quindi anche questi piatti che noi troviamo nelle osterie create appunto per l'occasione, poi durante l'anno si possono trovare nei vari ristoranti del paese, che è una rete molto ampia che va da Sierra Valle di Carda, anzi dal Monte Nerone fino giù ad Apecchio, quindi ecco, da buona rete. Facci venire fame, dunque abbiamo parlato di bostrengo che è un dolce, abbiamo parlato di tartufo che è un ingrediente, poi che altro? La coradella se ma non sbaglio. Ecco, esatto, so che sia stato anche ospite di Sierra Valle di Carda, quindi il comune ha creato una commissione, la commissione d'Eco, e ha portato ad Eco tre eccellenze che sono il salmì del prete, la coradella d'agnello di Sierra Valle di Carda e il bostrengo di Apecchio. Salmì del prete, descrivimelo meglio. Il salmì del prete è un semplice salmì rivisitato sull'aceto, quindi cotto in due giorni, preparato in due giorni, e poi la parola stessa, il nome stesso la dice lunga, il salmì del prete, no? Una volta i preti mangiavano bene, per cui è una garanzia, esatto. È una cosa che si trova solo in paese, nel paese di Apecchio, quindi ecco appunto il comune ha pensato di creare questo circuito con l'Edeco e quindi di dargli l'Edeco. La seconda è stata il bostrengo di Apecchio, dico bostrengo di Apecchio perché è un dolce del Montefeltro, un dolce delle Marche, che parte dalla bassa Marca fino all'Alte Marche. Un po' di tutto l'Appennino. Esatto, però ogni comune ha la propria ricetta, ad Apecchio si fa in quel modo. In quel modo lì. È un dolce povero, si veniva fatto con gli scarti, certo, con gli avanzi, con gli avanzi che si trovano in casa e adesso invece è un dolce ricco perché poi la frutta costa molto. Per cui. E poi c'è la coradella d'agnello di Sierra Valle, che è una coradella normale però fatta in un modo particolare che si trova solo a Sierra Valle di Carda, quindi, e dalla Rossana, dalla trattoria Rossana appunto si trova questo tipo di piatto. Quindi grazie a queste tre deco noi cerchiamo di fare turismo, ecco, è un modo per raccontare il territorio e proporre il territorio, quindi far assaggiare il territorio, perché il miglior biglietto da visita è proprio quello di assaggiare il territorio. Quindi certo, poi è uno dei segreti, no? Prendere i turisti per la gola. Diamo dei riferimenti. Dunque, la 42esima mostra mercato del tartufo di Apecchio è durante le giornate di... Sì, sabato, venerdì, sabato e domenica, 4, 5, 6 ottobre. L'ingresso è gratuito. L'ingresso è gratuito, sì. Lo spettacolo dedicato a Re Tartufo è... gratuito. Sì, la giornata dedicata... Ah, la giornata dedicata è la domenica pomeriggio dalle 17 in poi. E quindi è lì che avrete la possibilità di vedere questa incoronazione. Esatto, ma se chi arriva dalla mattina, quindi potrà assaggiare, meglio, mangiare, bere. Lo dico sempre, Massimo, dico sempre di cogliere queste occasioni per visitare i luoghi, perché sì, esatto, è inutile arrivare appena prima di mangiare e poi andare via. Esatto. Bisogna vedere, vivere. E poi a Apecchio, lo dicevo prima, il ponte a schiena d'asino, il palazzo degli Ubaldini, il museo dove c'è l'orso preistorico. Esatto. Insomma, ce n'è tanto, tanto. Soprattutto noi è un paese molto accogliente, paese molto caldo, quindi accoglientissimo, grande, un paese molto ospitale, per cui
vale la pena, vale la pena visitarlo, vale la pena passarci almeno una giornata. Grazie Massimo, grazie. Grazie a voi. E invece con Massimo Rosati, oh, Massimo, stiamo parlando di Tartufo Tutto Spiano, io ho detto da ottobre a gennaio, ho detto giusto? Hai detto giusto, perché da quest'anno la raccolta del tartufo bianco ritorna a essere il primo di ottobre, quindi ieri si è aperto e andrà avanti fino a gennaio. Ultimamente è stato traslato di qualche settimana perché con un po' con il cambiamento climatico la ricerca del tartufo si è visto che si è spostato un pochettino più avanti, quindi danno la possibilità ai tartufai di andare alla ricerca fino a circa metà febbraio. Senti, metà gennaio. Senti Massimo, una delle mie curiosità che vorrei discutere un attimo è il fatto del prezzo, cioè chi stabilisce il prezzo del tartufo? Non l'ho mai capito. Allora, il prezzo del tartufo ha delle variabili. Uno, innanzitutto esiste un borsino ufficiale che, nel quale viene quotato settimanalmente il tartufo bianco, ma viene anche lo scorzone estivo, anche se ovviamente ha un'importanza diversa, e anche il tartufo nero pregiato di Norcia o nero dolce. Hanno un borsino che avviene valutando la raccolta media che si fa in ogni settimana, cioè è una legge di mercato, più prodotto si trova più il prezzo è basso e viceversa. Quindi questa quotazione qui viene fatta tastando il terreno nelle varie zone di Acqualagna, di Alba, dove si raccoglie il tartufo bianco, e quindi viene fatta una sorta di... Senti, ma si parte sempre da un prezzo, è da lì che poi aumenta o può rimanere stabile, oppure anche questo è aleatorio a seconda sempre della raccolta, eccetera? No, c'è sempre, diciamo, in linea di massima c'è sempre un prezzo base, di partenza base, sì, che è quello, diciamo, che ormai negli anni, in tanti anni si è consolidato. Poi dopo sapete benissimo che c'è l'influenza del nome Acqualagna, Alba, certo, Apecchio, ovviamente c'ho l'amico Cardellini, sono tutte zone dove il tartufo, in base a quanto se ne raccoglie, in quanto la quantità che viene raccolta dai tartufai fa la differenza. E quindi anche di prezzo. Anche di prezzo, certo. Massimo, la domanda è rituale. Come andiamo? Quest'anno c'è il tartufo? Allora, è iniziata un pochettino lenta, sinceramente, la raccolta, perché aprile, maggio, giugno sono stati mesi buoni per le piogge e il secco, quindi ha alternato, come il fungo prevede, una buona stagione. Purtroppo luglio e agosto ci ha dato due mesi molto molto caldi con temperature record, e questo purtroppo non giova molto al tartufo bianco, soprattutto all'inizio, perché diciamo che le zone più esposte al sole, dove solitamente nasce il tartufo, possono subire dei danni. Noi diciamo in gergo bruciano le pasture sottoterra, e quindi questo qui è un danno. Le piogge che nelle ultime settimane invece sono avvenute, queste sono molto benefiche, però purtroppo, come sappiamo, il tartufo ha la vita del tartufo è molto più lunga, quindi le acque fatte a settembre probabilmente daranno i frutti migliori a novembre. Ho capito, capito. I famosi 60 giorni. Un'altra domanda che voglio farti, ma che sono sicuro non ha risposta: quanto tartufo abbiamo? Cioè, in quantità, voglio dire, si dice no, il tartufo è abbondante, ma quintali, tonnellate, stratosferico il numero, che non c'ha una sfilza infinita di zeri, quanto ne abbiamo? Allora, essendo la zona marchigiana dell'entroterra di Pesaro, quindi io non dico Acqualagna come paese, Acqualagna ha un nome, però quando dico tartufo bianco si parla ovviamente di Acqualagna, di Sant'Angelo in Vado, di Pergola, di Apecchio. Il tartufo c'è nelle nostre zone, solamente che ci sono state, diciamo, delle variabili, che sono: uno, che nel corso degli anni sono i tartufai con licenza di poter fare la ricerca sono aumentati in maniera esponenziale,
quindi se uno va a vedere il raccolto pro capite diventa molto più basso rispetto a prima. Certo. La seconda è che purtroppo il clima sta cambiando e quindi anche questo influisce certo. come tutte le culture certo. e anche il tartufo ne ha risentito. Però io posso dire tranquillamente che da noi il tartufo c'è, perché se a Qualagna dopo 59 anni, perché questa è la 59esima edizione, ancora attira centinaia di migliaia di persone in queste nostre date, io penso che quindi, c'è qualcosa di buono. Di buono, quindi possiamo parlare di quintali tranquillamente. Sì, sì, sicuramente sì. Massimo, dove ti troveremo? In quale manifestazione con voglia di tartufo? Allora, le prossime. Diciamo. A Qualagna ovviamente, perché certo. è il nostro paese, quindi l'ultimo weekend di ottobre, 26-27 ottobre, poi ci saranno due weekend di novembre, 1-2-3 e 9-10. Poi sarò anche se fuori regione, a Mondaino, che comunque certo. siamo qui abbastanza vicino, saremo a Candelara, e saremo a Pesaro e a Cingoli nelle Marche. Insomma, poi ho altre cose fuori, ma ovviamente quelle dopo. Diciamo che la tournée non è appena iniziata. È appena iniziata. Sì, è appena iniziata. E fino a Natale, sinceramente, siamo pieni di date nelle quali saremo presenti. Perfetto, noi ti troveremo sicuramente e assaggeremo il buon tartufo che proporrai. Beh, in questo caso si dice buon tartufo a tutti, salutandovi, mi rincuora dire proprio così, buon tartufo a tutti e cogliete l'occasione perché questo è il periodo più buono, è il tartufo bianco pregiato. Grazie per averci seguito, come sapete adesso tocca alla redazione giornalistica e al nostro notiziario Occhio alla Notizia, quindi buon lavoro ai giornalisti e a tutti voi do appuntamento come sempre mercoledì prossimo intorno alle ore 20. Ciao!